ciclismo fuoristrada, una disciplina che è in canavese e al canavese profondamente legata, perché ormai da tanti anni questo territorio ha organizzato, ha ospitato eventi di altissimo livello, ma anche dato i natali a una serie di giovani che poi oggi sono diventati adulti, sono cresciuti e hanno fatto di questa disciplina un fiore all'occhiello, regalando degli ottimi risultati, arrivando veramente ad altissimi livelli sia nazionali che internazionali. Parliamo in questo caso della Torre Race 2023, la gara che si terrà a Torre il 4-5 marzo prossimi. Siamo con Maurizio Lazzero. Ciao. Maurizio, buonasera, presidente del Rock, Team Rock di Torre, yes, che è organizzatore di questo evento. Con te chiacchieriamo e presentiamo un po' questi due giorni, davvero molto intenso, perché saranno appunto due appuntamenti, uno dietro l'altro, uno il pomeriggio del sabato, l'altro la mattina della domenica, dove ci saranno tantissimi atleti di livello. Sì, questa formula del sabato pomeriggio della domenica l'avevamo già progettata e provata l'anno scorso ed effettivamente funziona. Abbiamo messo la prima prova della Piemonte Cup, di gare di federazione, qui si parla di Federazione Ciclistica Italiana, la Piemonte Cup, la prima prova, siamo noi che apriamo il calendario. La stagione nuova. La stagione nuova 2023. Occhi puntati. Sì, decisamente sì, anche perché questa prova ci è stata anche data la prova, cioè il campionato per Open e Junior in prova unica. Quindi daremo le maglie per i campionati, per il campionato regionale, per queste due categorie. E poi ci saranno i Master. Gli iscritti attualmente sono circa un centinaio, che è un numero per essere il sabato pomeriggio già importante, perché effettivamente il sabato non è la giornata più ideale, però per noi è funzionale, perché effettivamente dà la possibilità poi di poterci dedicare invece alla gara nazionale del giorno dopo, riservata agli esordienti allievi, che è decisamente molto più importante. Gli iscritti in quella gara lì sono già 350. Stiamo parlando quindi complessivamente di più di 450 atleti al via. Sì. E non è ancora finita. E non è ancora finita, perché poi arriveranno all'ultimo momento, so che arriveranno ancora. Diciamo che l'anno scorso è stato l'anno forse più, quello che ci ha portato più numeri da quel punto di vista, perché siamo arrivati quasi a 800 atleti. Ma l'anno scorso c'erano anche condizioni diverse. Le gare degli anni precedenti erano state condizionate dal Covid e quindi ovviamente non si poteva, hanno raccolto molto di più, abbiamo raccolto molto di più, essendo la prima gara nazionale per esordienti allievi, e quindi è importante. Torre negli anni è diventato un punto di riferimento per chi è appassionato di mountain bike, perché ricordiamo che colpa anche tua, perché tu sei un nome, un volto ormai conosciutissimo nell'ambito della mountain bike, perché dicevamo prima, telecamere spente, con l'allora Team Daico, voi addirittura siete arrivati a organizzare un campionato italiano, portare un campionato italiano a Torre. Quindi quanto è forte il legame tra, al di là di Torre, ma poi il canavese con questa, con la mountain bike? È molto forte, e mi fa piacere che ci siano anche altri team che fanno molta attività in questo campo. Devo dire che quando io ho fatto l'esperienza di responsabile del settore mountain bike per la regione Piemonte, per la federazione ovviamente, in quei 4 anni abbiamo creato un pochettino, con l'aiuto dei collaboratori che c'erano all'epoca e soprattutto con le società che all'epoca erano più reattive, diciamo, abbiamo creato proprio un movimento che ha portato poi ad un risultato subito, che gli iscritti del mountain bike tesserati che correvano avevano superato quelli di strada, ma soprattutto hanno portato adesso il risultato per cui il divario è ancora aumentato. Chi fa mountain bike fa molto più mountain bike, perché ci sono molte più possibilità. E soprattutto costa molto meno che non il ciclismo su strada, che invece ha degli impegni diversi, e anche in momenti di crisi economica come questa le società cominciano a fare fatica sia ad organizzare che a,
diciamo che a reperire le necessarie cose. E poi comunque i ragazzi ho visto che si sono appassionati molto di più alla mountain bike. Parli di giovani, effettivamente il ricambio generazionale che c'è stato nella mountain bike è continuo, è costante. Oggi vedo che nelle liste di partenza ci sono i figli di chi correva qualche anno fa. Molte volte ci sono i padri in master, i figli nel settore giovanile, o i genitori sono diventati dirigenti, preparatori, istruttori. Quindi avete creato effettivamente, avete dato, voi siete stati tra coloro che hanno sicuramente dato un input importante a un movimento straordinario che ha permesso anche di far conoscere il canavese, perché ripeto, Torre, che è comunque un paese piccolino ma che ha delle caratteristiche straordinarie, ho avuto anche l'opportunità di vedere come attraverso anche il lavoro della mountain bike abbia dei percorsi, dei tracciati che oltre per chi va in bicicletta, anche per chi va a piedi, sono fruibili e portano tanta gente. Sì, anche perché noi abbiamo il percorso di gara che all'epoca, 10 anni fa, quando abbiamo organizzato, anzi nel 2010, quindi sono ormai 13 anni, quando abbiamo organizzato il campionato italiano, era stato definito uno dei migliori percorsi, non solo dai dirigenti, ma anche dagli atleti, uno dei migliori percorsi italiani. Noi l'abbiamo mantenuto, l'abbiamo migliorato, ma questo grazie al nuovo gruppo che c'è adesso intorno a questo team Rock Torre, che devo ringraziare perché sta facendo un lavoro splendido, ma soprattutto al lavoro di Claudio Gaspardino. Claudio Gaspardino è il... Prescindibile. Claudio Gaspardino è un punto di riferimento che non si può farne a meno, sia perché da un punto di vista tecnico è molto preparato, sia per la sua esperienza nel tracciare percorsi, nel fare piccole varianti che danno quel tocco al percorso di difficoltà ma non di pericolosità, che è una cosa molto importante. Lui ci tiene moltissimo alla sicurezza sul percorso e quando crea qualcosa di nuovo devo dire che è sempre molto ma molto ben calibrato. A questo punto non possiamo se non invitare non solo gli appassionati ma anche i curiosi, ma anche i canavesani o tutte le persone che non hanno mai visto da vicino una gara di mountain bike, di trovarsi, di venire il 4 e 5 marzo prossimi a Torre, anche perché, come ho visto anche l'anno scorso, non c'è solo gara, nel senso che comunque voi riuscite sempre ad allestire anche, diciamo così, un po' un qualcosa anche per le persone, quindi una parte dove gustare cibi tradizionali, dare un po' anche di risalto a quello che è il territorio, non solo sportivamente, ma anche delle ricchezze in generale. Quindi l'invito lo estendiamo a tutti. Lo estendiamo a tutti anche perché lì ci sarà la Proloco che prepara da mangiare e c'è a disposizione di tutti, anche di chi viene a vedere solo la gara e vuole mangiarsi qualcosa e guardare la gara. La domenica mattina sarà, credo, forse lo spettacolo più bello, perché 350 ragazzi che girano sul percorso ininterrottamente dalle 9, 9 e mezza fino alle 2 del pomeriggio. È veramente un bellissimo spettacolo. E poi ci sarà tutta la piazza, cioè non la piazza, ma tutta la parte antistante, cioè all'ingresso del paese, sarà pieno di gazebi, camper, un colpo di colore straordinario. Un colpo di colore particolarissimo, sì, devo dire. No. E abbiamo la fortuna di avere anche una protezione civile molto brava e disponibile, che arriverà con le radio, in modo da sapere con le radio tutto man mano come vanno le gare di volta in volta, e ci sarà uno speaker che viene apposta per questa gara, che conosco ormai da anni, Balbi, e che commenterà di momento in momento la gara. Quindi ci sarà anche se non si vede direttamente, ci si partecipa e si viene informati su come l'andamento della gara, perché si inerpica su fino a San Giacomo, quindi è un percorso notevole, sì, è uno spaccagambe come lo chiamano. Questo punto concludiamo ringraziandoti Maurizio per esserci venuti a trovare. Ricordiamo grazie tutti, 4-5 marzo Torre, la Torre Race 2023, appuntamento sabato pomeriggio a partire dalle ore? Dall'1 e mezza parte la prima gara e arriverà intorno fino alle 4 e mezza. Ok,
Poi la domenica, secondo appuntamento, a partire dalle ore 9. 9 e mezza, sì. XC Cup, prima prova il sabato, la domenica invece gara a livello nazionale per esordienti allievi. Che dire, se non che per tutti gli appassionati di ciclismo, ma anche per i curiosi, venite a Torre, vi divertirete sicuramente. Grazie ancora Maurizio. Grazie a voi.